frammenti di napoletanità. Cari amici di Radio Frontiere, ben ritrovati per la rubrica Frammenti di napoletanità. Siamo in collegamento con Maria Villani. Ciao Maria. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora Maria, come i nostri ascoltatori di Parola Libertà sanno, abbiamo inaugurato questa rubrica con te e la portiamo in braccetto, e questa settimana di che cosa vogliamo parlare? Allora, le parole che mi hanno incuriosito maggiormente questa settimana sono due, non è soltanto una, e magari a qualcuno saranno anche note. Parto con una provocazione. Federico, se io ti dico questa cosa è una zozza. Allora, una zozza, praticamente una zozza, posso tradurre in italiano questa cosa, oppure o non mi piace, oppure fa schifo, oppure diciamo, non è diciamo in uno stato igienico tale da accettabile. Esatto, è una schifezza. Ecco. Tutti pensano che zozza derivi da zozzo. Ecco. Non è esattamente così. Zozza deriva dal francese sauce, che significa salsa. Una salsa particolare, la salsa francese, non la salsa napoletana fatta di quel bel pomodoro fresco, appetitoso, no, una salsa fatta di intingoli, di roba burrosa, di roba a base di latte. Infatti la regina Maria Carolina d'Austria non riusciva ad apprezzare la cucina napoletana e preferiva i sapori francesi, ma i sapori francesi a loro volta non erano graditi poi ai napoletani, per cui una sauce, quindi una zozza, era definito qualcosa di disgustoso, per cui oggigiorno, per una questione di trasposizione, tutto quello che è disgustoso, brutto, una zozzeria, è una zozza. Molto semplicemente. Benissimo, e questo era il primo termine che abbiamo sviscerato, so che hai trovato anche un altro. Sì, ed è una particolarità, un termine che sta emergendo negli ultimi tempi in maniera più prepotente. Se ti dico, sai che cos'è un knacknell? Knacknell è un termine abbastanza nuovo. In realtà knacknell è una persona che si pavoneggia, che si dà tante arie. Mm. È un gagà, ecco. Il gagà era uno di questi damerini, di questi bellimbusti che mm-hmm. si mettevano tutti in ghinghe, li chiamavano vestire con ricercatezza, con ecco. Aspettati in un certo modo, mm-hmm. con grande eleganza, e si pavoneggiavano con belle signore, a volte avendo anche dei modi a volte un po' effeminati, per cui a volte il knacknell può anche significare persona che ha delle movenze, e sottolineo movenze, un po' effeminate. Benissimo. Anche questo termine viene dal francese. Ah. Ed è una frase. Knacknell. Knack è un occhio. Quest'occhio è un occhiale. È giusto. Il monocolo. La caramella, simbolo di eleganza, portato da questi gagà, è diventato poi nella pronuncia napoletana knacknell. Per traslazione, per uso quotidiano, serve per identificare, dicevo, tutti coloro che hanno questi modi affettati e che si pavoneggiano e che fanno gli splendidi in mezzo a un tempo, in mezzo a un nucleo di donne, e oggi invece in generale nel ragionare, nell'atteggiarsi e nel farsi belli. Benissimo, allora noi come sempre ringraziamo Maria Villani, che è puntuale in questa nuova rubrica, che ci dà insomma ampio respiro per poter avere dimestichezza con termini che sono sia napoletani, ma a volte, come abbiamo visto, hanno origine oltre dalla Spagna, anche dalla Francia. Sì, infatti questo per sottolineare che la lingua napoletana ha moltissimi legami con la lingua spagnola, come tu poc'anzi sottolineavi, e con la lingua francese, con la quale ha molta parentela. Abbiamo avuto due dominazioni che ci hanno lasciato delle tracce linguistiche consistenti, ne portiamo i segni e ce le portiamo con noi, a volte inconsapevolmente, quindi riscoprire la consapevolezza della nostra lingua è una cosa molto bella. Permettimi un ultimo ringraziamento.
autore di Napoli Mania, che spiegò questi termini alcuni anni fa durante una manifestazione. Mi hanno particolarmente colpito e li ho portati con me fino ad oggi per condividerli con tutti quanti voi. Bene, allora ringraziamo come sempre per questa interessante scoperta con questa rubrica di frammenti Maria Villani e vi diamo appuntamento alle prossime occasioni di questa rubrica. Ciao Maria! Ciao Federico!